Buongiorno e benvenuti alla lezione virtuale d'italiano. Il nostro tema d'oggi è Genova. Dobar dan i dobrodošli na virtualnu lekciju talijanskog jezika. Naša današnja tema je talijanski grad Genova. Na kraju ove video lekcije moći ćete razumjeti vrlo kratak i vrlo jednostavan tekst o Genovi. Moći ćete razumjeti vrlo kratak tekst o tradicionalnoj kuhinji grada Genove. Moći ćete pisati vrlo kratke odgovore na jednostavna pitanja na temu Genove, te ćete moći dopuniti vrlo kratak tekst pokaznim zamjenicama. Per la lezione di oggi vi servono un foglio di carta o il quaderno, una matita o una penna e la connessione internet. Za ovaj sat potrebni su vam papir ili bilježnica, olovka ili kemijska olovka, te uređaj priključen na internet. Potete fermare la video lezione in qualsiasi momento. U svakom trenutku možete zaustaviti video lekciju. La città italiana, Genova. Genova si trova in Liguria. Attività 1. Dove si trova la Liguria? La Liguria si trova nell'Italia settentrionale. La Liguria è bagnata dal Mar Ligure. Attività 2. Con quale stato confina la Liguria? Con quali regioni confina la Liguria? La Liguria confina con la Francia. Vediamo ora le regioni. La Liguria confina con il Piemonte, con l'Emilia-Romagna e con la Toscana. In Liguria si trova il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Le città liguri sono Portofino, Sanremo, Genova e tante altre. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è conosciuto per le case colorate e la natura bellissima. A Sanremo si svolge il Festival della Canzone Italiana. Sanremo si dice anche la città dei fiori. Nacionalni Park Cinque Terre je poznat po šarenim kućama i prekrasnoj prirodi. U Sanremo se održava Festival talijanske pjesme. Poznat je i kao grad cvijeća zbog duge tradicije uzgoja raznovrsnog cvijeća. Vediamo in seguito alcune informazioni su Genova. Pogledajmo u nastavku informacije o Genovi. Genova è il capoluogo della Liguria. È tra i più grandi porti d'Italia ed è uno dei più importanti porti europei. È una città industriale. È una città multietnica. Genova è grad velikog značaja u prošlosti. Francesco Petrarca je zove Superba, odnosno Gorda. Među najvažnijim je talijanskim lukama, te jedna od najvažnijih europskih luka. Industrijski je grad, a u prošlosti je bila dio prvog industrijskog trokuta. Genova je multietnički grad. A Genova possiamo vedere la cattedrale di San Lorenzo, la lanterna, il simbolo della città, il porto antico. L'acquario di Genova, dove possiamo vedere gli animali come i delfini, gli squali, i pinguini e tanti altri. È il più grande acquario d'Europa. È la via Garibaldi. È una via conosciuta per i palazzi meravigliosi. U Genovskom akvariju možemo vidjeti životinje poput dupina, morskih pasa, pingvina i drugih. Najveći je europski akvarij. Ulica Garibaldi poznata je po veličanstvenim palačama. Genova è famosa per le vie strette nel centro storico. Questi vicoli si chiamano i Carugi.
Genova je poznata po uskim ulicama u starom dijelu grada, te se ulice nazivaju Karuđi. Una curiosità. Uno dei personaggi famosi di Genova è Cristoforo Colombo. È il concittadino che Genova può vantare. L'aeroporto di Genova porta il suo nome. Zanimljivost. Jedan od poznatih Genovežana je i Cristoforo Colombo. Njegovo ime nosi Genovska zračna luka. E adesso passiamo alla gastronomia. Mangiare a Genova significa gustare una cucina a base di pesce, legumi ed erbe selvatiche. Genovska gastronomia predstavlja uživanje u kuhinji koja se temelji na ribi, mahunarkama i začinskom bilju. La cucina tipica genovese è caratterizzata da numerosi piatti tradizionali come la focaccia, la torta pasqualina, le zuppe e i minestroni. Però il principale contributo della grande cucina genovese alla gastronomia italiana è il pesto. Il pesto è una salsa con cui i genovesi amano condire le trenette o le trofie. Le trenette e le trofie sono tipi di pasta. Gli ingredienti per il pesto alla genovese sono il basilico, l'olio di oliva, i pinoli, il parmigiano reggiano e il pecorino, l'aglio e il sale. Attività 3. Trovate gli intrusi. Quali ingredienti non usiamo per il pesto alla genovese? Per il pesto alla genovese non usiamo la mozzarella e il pomodoro. Questi ingredienti usiamo per la pizza margherita. Attività 4. Completate il dialogo con le parole date. Attenzione! C'è un intruso. Ecco le soluzioni. Mamma, cosa mangiamo oggi? Pesto genovese, cara. Hai tutti gli ingredienti? Non tutti, mi manca il basilico. Il basilico è molto importante. Sì, però il papà è al supermercato. Ora chiamo il papà. Va bene, io porto il cane fuori. Ok, alle 13 siamo tutti a tavola. Ripetete, questa è la Liguria. Questo è il pesto genovese. Questi sono gli ingredienti per il pesto genovese. Queste sono le regioni italiane. Attività 5. Completate le frasi con questo, questa, questi, queste. Vediamo adesso le soluzioni. Numero 1. Questo è il porto di Genova, è tra i porti più grandi d'Italia. Numero 2. Questo è l'acquario di Genova, tra i più affascinanti d'Europa. Numero 3. Questa è la via Garibaldi, una delle principali strade di Genova. Numero 4. Questa è la torta pasqualina, che buona! Numero 5. Questi sono i Caruggi, caratteristici vicoli della città vecchia. Numero 6. Questi sono i palazzi, sono bellissimi. Numero 7. Queste sono le erbe selvatiche. Sono molto importanti nella cucina genovese. E numero 8. Queste sono le trenete che mangiamo con il pesto. Attività 6. Risolvete il quiz per finire la lezione. Vediamo le soluzioni insieme. La Liguria si trova nell'Italia settentrionale.
Uno dei personaggi famosi di Genova è Cristoforo Colombo. La Liguria confina con il Piemonte. La Liguria è bagnata dal Mar Ligure. Una delle città della Liguria è San Remo. Il piatto tradizionale genovese è la focaccia. La nostra lezione finisce qui e io vi saluto fino alla prossima.